sicuramente è un'occasione importante che giustamente deve essere sfruttata per questo, poi in un ambito dove si parla anche di corretta alimentazione, che dobbiamo tener conto che non solo con la vita quotidiana, ma a maggior ragione anche per chi fa sport e chi va alla ricerca poi di un risultato, alimentarsi nel modo corretto diventa importantissimo. È un momento straordinario questo per lo sport italiano, con soddisfazioni che arrivano da più fronti, insomma, dal basket al tennis. Sì, decisamente abbiamo avuto dei buoni successi e in vista, non so, delle Olimpiadi diventa sicuramente un qualcosa che dà uno sprone, ecco, per potersi migliorare, per poter ricercare buoni risultati, per ben figurare le Olimpiadi. Momento d'oro come quella tua medaglia che presumo luccichi ancora, no? Beh, insomma, diciamo che per me sì, luccica molto, quindi è sicuramente un bel ricordo di un periodo che è stato non solo bello per me come risultati, ma per un movimento, ecco, e che sicuramente mi fa piacere perché ho occasione di rendermi conto di come abbia significato molto anche per le persone che semplicemente seguivano lo sport, quindi è un qualcosa che ti inorgoglisce un attimo, ecco. Atletica leggera che è stata tirata in ballo, diciamo così, dall'Agenzia Mondiale dell'Antidoping sul discorso dell'antidoping, addirittura è venuto fuori un dato allarmante per il movimento. Il problema non è un problema italiano, ma è un problema mondiale. Questo c'è sempre stato, probabilmente meno o più circoscritto, ecco, negli anni in cui ho gareggiato io, perlomeno fino a un certo periodo. Poi con l'interesse, quando c'è un interesse economico si fa presto, no? I piedi non riescono più a essere ben fissi a terra, ma non si capisce dove. Quindi, non so, sicuramente è da controllare e da decidere in modo serio, ecco, che cosa fare su questo problema, sicuramente anche per evitare anche discussioni poi che si possono protrarre nel tempo, ma perlomeno dire basta, ecco, adesso facciamo così e lasciare anche lo spazio per poter gioire, no? Per vittorie e piazzamenti, così in un modo più sereno. Questo è un evento importante anche perché dà luce a molti altri sport che purtroppo vengono chiamati secondari, però io con te volevo chiudere parlando anche un po' di calcio. Il tuo Chievo-Verona? Mi sembra che insomma si stia comportando bene e mi auguro che non solo il Chievo ma anche il Verona possano avere un'annata, diciamo, soddisfacente. Non parlerei più di sport minori. È chiaro che ci sono degli sport che sono considerati grandi sport per, diciamo, la semplicità per cui vengono, si propongono e per l'interesse che ci sta dietro, però ci sono sport, siccome per raggiungere dei risultati la strada è sempre una, cioè bisogna lavorare, allenarsi, fare le cose seriamente con tutto quello che gli va dietro, e quindi è giusto che anche chi fa sport, diciamo, meno seguiti, però abbiano la possibilità di vivere in modo dignitoso la loro realtà, ecco.